grande balletto arriva all'Aquila, nella splendida cornice di Palazzo dell'Emiciclo con i 100 passi. A fare da madrina alla serata è stata l'étoile italiana che ha calcato con la sua arte i più grandi palcoscenici internazionali, Liliana Cosi. È stata una gioia per me, perché poter offrire in una città che io ricordo siamo stati molti anni fa con la nostra compagnia, ma ricordo la festa della perdonanza, altri momenti, no? Però immagino che non sia occasioni molto che capitino spesso qui all'Aquila di vedere il balletto sia classico che contemporaneo che neoclassico. Allora mi sembra un'occasione bellissima da offrire al pubblico, perché noi balliamo per il pubblico, non balliamo per noi. La qualità artistica dei 100 passi ha fatto guadagnare alla rassegna il finanziamento del FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo. È stata una grandissima emozione perché abbiamo ospitato la compagnia di Daniele Cipriani e con grande onore abbiamo accolto all'Aquila Vladimir Derevianco. La serata è stata una serata magnifica, di altissima qualità, e tutto il festival è di grande qualità. Ci sta veramente piacendo questo susseguirsi di compagnie che fanno proprio della qualità il loro baluardo. Sul palco la compagnia del nuovo balletto classico con il ballerino Resart Staffa. Siamo molto contenti di essere qua, di rappresentare la danza in tutte le sue forme, perché questa sera rappresentiamo sia la danza classica, contemporaneo e un po' di tango, visto che il tema, diciamo, anche della serata era dedicato a Piazzolla. Poi abbiamo anche un ragazzo che è di Abruzzo, quindi siamo più che contenti di essere venuti qua e speriamo che anche il pubblico sia contento delle nostre esibizioni.